febbraio, presso la Direzione Generale dell'ENAC, il direttore generale dell'ente, Alessio Quaranta, ha firmato la convenzione per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa alla società AST Aeroservizi S.p.A., rappresentata dall'amministratore unico e rappresentante legale Giovanni Amico. Si tratta della prima concessione firmata dall'ENAC all'esito di una gara pubblica per la gestione di uno scalo fino ad ora gestito direttamente dall'ente. Siamo qui con il presidente ENAC, Vito Riggio, al quale chiediamo qualche informazione in merito alla convenzione. Presidente, questa è la prima concessione firmata a seguito di gara pubblica. Quali i punti salienti della convenzione? Beh, intanto il fatto che sia una novità l'applicazione di un indirizzo europeo, perché per tutti gli altri aeroporti che erano in concessione precaria si è provveduto a dare la concessione definitiva con legge o con atti amministrativi. Adesso la legge stabiliva che tutte le nuove concessioni andassero a gara e naturalmente la concessione ha gli stessi contenuti di quelle già esistenti, e cioè il concessionario per 20 anni deve garantire la sicurezza, il buon andamento e lo sviluppo dell'aeroporto sulla base di una vigilanza da parte dell'ENAC. Da quando la società AST assumerà la gestione diretta? Potrebbe farlo subito, perché adesso ci vuole un decreto congiunto del Ministro dei Trasporti e del Ministero dell'Economia, ma credo che noi anticiperemo proprio per consentire alla società, che ha tutti i requisiti, che ha superato tutto il vaglio tecnico da parte di ENAC, di cominciare a gestire l'aeroporto, che ha un doppio vantaggio per noi, perché risparmiamo alcune centinaia di migliaia di euro, che sono importanti nel quadro della finanza pubblica, e per loro perché si mettono subito a reddito il bene che gli è stato concesso. Oltre allo scalo di Lampedusa, che oramai ha concluso l'iter finalizzato alla gestione totale, quali sono gli altri scali a responsabilità diretta ENAC che sono oggetto di bando di gara per l'affidamento della gestione a terzi? Noi gestivamo sostanzialmente due aeroporti, cioè quelle delle due isole maggiori della Sicilia, cioè Lampedusa appunto e Pantelleria. Poi abbiamo anche l'Urbe qui a Roma, che è un piccolo aeroporto, e abbiamo aspettato a fare gli investimenti, perché evidentemente la realizzazione di investimenti pubblici consente meglio la collocazione in una gara europea di questo tipo. Per Pantelleria noi siamo pronti, ma aspettiamo ancora il trasferimento del demanio, che in tutti questi anni l'Aeronautica Militare e il Ministero della Difesa non hanno ancora fatto. So che è in corso, appena questa condizione si realizza procediamo anche con Pantelleria. Per Urbe bisognerà capire, ragionare a che tipo di uso, probabilmente solo di aviazione generale, può essere concesso, ma anche lì faremo un'altra gara. Dottor Amico, quali le prospettive di sviluppo per lo scalo di Lampedusa a seguito di questo importante risultato? Ma per noi è un importante risultato, intanto perché siamo passati da handler, quindi società che gestisce i servizi, a gestore. Quindi noi vogliamo trasformare l'aeroporto in un'infrastruttura di sviluppo. L'isola è un'isola che dipende dall'aeroporto non soltanto per i collegamenti con Palermo dei residenti, ma soprattutto per il turismo. Quindi la nostra idea è quella di dare a questo aeroporto una funzione anche rispetto allo sviluppo del territorio, non soltanto quindi al mero collegamento con Palermo e Catania.